Dal bivacco della Dakar vi presentiamo un altro viaggiatore del suo mezzo. Lui è Roberto di Roads on the Way. Ciao a tutti! Roberto, raccontaci chi sei? Chi sono? Sono, come appena detto, un viaggiatore principalmente. E viaggio con questo mezzo. È un Defender 110, camperizzato ovviamente. Viaggio solo e quindi lo spazio, diciamo, è non abbondante, perché non è mai abbondante, però diciamo ci si può stare, ecco. Da quant'è che sei in viaggio? Allora, questo ultimo viaggio sono, cos'è, 3 mesi che sono partito alla fine, però diciamo che io lo considero il proseguimento, o comunque lo stesso viaggio che avevo cominciato nel 2019 e che ho interrotto dopo 2 anni causa Covid, in cui ero partito dall'Italia, ho viaggiato attraverso tutta l'Asia centrale e per arrivare, insomma, per farla molto molto breve e concisa, all'Australia dopo 2 anni ed essere rimandato a casa dopo 7 mesi e qualche tempo causa la pandemia di Covid mondiale che c'è stata, insomma, conosciamo tutti. E niente, questo è il motivo per cui ho dovuto interrompere nel 2020. Oggi sono 3 mesi che sono ripartito, il programma era di partire anche qualche mese prima, però il programma era originario di partire verso la Russia come la prima volta. È cominciata la guerra, il contrasto, guerra tra Russia e Ucraina, e quindi non ho potuto più percorrere quella strada lì e ho dovuto trovare una strada alternativa. La strada alternativa è semplicemente stata scendere a sud, verso, visto che era anche inverno, scendere a sud a cercare un po' di quella temperatura. Infatti siamo qui in Arabia Saudita, c'è un vento e c'è il freddo, non è vero, si sta molto molto bene alla fine, un po' di vento, però ho avuto anche la fortuna di incrociare la Dakar, che non è cosa da poco. Senti, da qui dove vai? Da qui si va in Oman, diciamo, finisco di viaggiare, di visitare la penisola araba, dopodiché il mio progetto è andare su, attraversare il Mar Rosso, Sudan, Etiopia, Kenya e di lì, diciamo, di viaggiare liberi fino al Sud Africa. Sudafrica, imbarcare su un container, camionetto, io via con un volo per il Sud America. Allora, in descrizione vi mettiamo tutti i suoi riferimenti social e il canale YouTube. Lui ha già detto una parola strana, camietto. Chi è camietto? Camietto è il nome del mio mezzo. Nasce come il mio nickname nei social, parliamo ancora di 20 anni fa, quindi non erano i social praticamente, erano delle chat in cui si parlava di fuoristrada, perché io nasco dal mondo del fuoristrada. Il camietto era il mio nick in quel periodo lì, però negli anni hanno associato il mio nick al mio mezzo, alla mia macchina, al camietto appunto. Bene, allora adesso ci descrivi camietto, da dove cominciamo? Beh, diciamo una descrizione generale, ho già detto, un 110 Defender Land Rover, 2004, comprato nuovo da Mamma Land, cambiato il motore, cioè diciamo, ecco, lo chassis ha 1.200.000 km, 100.000 km fa ho cambiato il motore, perché non perché non andasse più, ma perché dovevo rifare il giro del mondo e quindi avevo bisogno mentalmente di un po' di affidabilità, anche se penso che questi motori siano mantenuti bene, non dico eterni, però insomma sicuramente molto 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 longevi. Bene, allora partiamo dal frontale di questo mezzo. Partiamo dal frontale. Allora, primo frontale, che quello che vediamo ovviamente è il verricello. Queste sono tutte, diciamo, cose che mi ritornano dagli anni in cui facevo fuoristrada, diciamo l'estremo, quello cattivo, quello che vai su per le montagne, per le fangaie, deserti, sabbia, un po' di tutto. Mi piaceva fare quello che era il fuoristrada, inteso il fuoristrada cattivo, io lo chiamo, avete capito velocemente. Per cui questo qui lo porto per quel motivo lì, perché in realtà, facciamo un salto dietro velocemente così finiamo la parte vericelli, in verità quella che uso da quando viaggio da solo è il vericello posteriore, che è montato qui su un paraurti. Guardate, apro il portellone così non si vede molto meglio. Questo vericello qui è quello che secondo me è l'unico veramente necessario quando si viaggia da soli, perché quello anteriore lo si usa molto meno. Il posteriore è quello che ti tira fuori dal buco in cui ti sei piantato, tu non vuoi andarci ancora più dentro. Però normalmente la regola dice si viaggia in due e quindi quello davanti serve a portare indietro quello lì. Io ho scelto di viaggiare da solo e da solo anche come macchina, per cui proprio contro ogni regola. Ritorniamo davanti.
cosa posso raccontarvi? Modifiche che ho fatto, doppia ventola per raffreddare di più il motore nei paesi caldi, molto bella, molto tutto, non la rimonterei, inutile. questa è l'esperienza che ti porti avanti, la macchina l'ho ricostruita penso ormai 4-5 volte. Sul cofano ho scelto di montarci le sedie, le scarpe, quelle io le chiamo scarpe da guado, sono quelle quando vai a controllare la profondità dei guadi, queste cose qui, cerco di usare queste qui che ormai sono quelle vecchie rovinate. Tavolino, tutto quello che insomma alla fine posso buttare fuori, lo butto fuori. Poi vedo che hai cambiato la fanaleria. Fanaleria LED, perché molto semplicemente fa un po' più di luce dell'originale e comunque diciamo la principale caratteristica è che non si rompe e dura. Ma poi l'hai integrata con altri quattro fanali. Questi sono dei signori fari comprati in Australia, quindi diciamo ho imparato da loro. C'è il risvolto macabro, l'ho comprati perché ho tirato sotto dei canguri lì in Australia. Se sapete un po' di cosa sto parlando, è veramente troppo facile farlo e avevo bisogno di vedere in profondità. Infatti gli australiani montano questo tipo di faro per vedere proprio un bel po' più avanti, avere il tempo di frenare, quelle cose lì. Poi troviamo lo snorkel. Snorkel è necessario, obbligatorio su queste macchine, non tanto per fare i guadi come tutti pensiamo, come molti pensano, ma più che altro perché va ad aspirare l'aria al posto che da questa altezza la porta più alta, quindi se siamo in carovana, abbiamo macchine davanti, aspira meno fumo, meno polvere praticamente. Non vedete il solito, diciamo il cobra, che lo chiamano così, quello che prende l'aria in avanti, perché io preferisco montare un ciclone, così dà una prefiltrata alle polveri che entrano, perché io lo faccio per le polveri, non lo faccio per avere il guado, ecco. Dopo dà una mano anche nel guado, ovviamente, se fosse. Poi, continuando sulla fiancata, questi cosa sono? Questi sono dei semplici palamaniglie, perché il Defender, diciamo, adesso non mi ricordo, dal TDI in poi, monta le maniglie esterne e quindi era facile quando passavi su paraggi stretti o sono rami o alberi che il tree slider non riesce a spostare, rischiavi di romperla. In realtà è sinceramente più un accessorio estetico o comunque un buon step per salire sopra la macchina quando vado a scaricare. Bene, poi che cos'è questo? Questi qui sono i cuni, quelli per portare in piano la macchina. Io ci dormo e ci vivo in macchina, di conseguenza è molto scomodo avere specialmente sui laterali dormire storti. Tante volte dovevo dormire io nel fuoristrada, un pochettino più cattivetto, non basta, io ho delle sospensioni all'aria che hanno un po' di piccola regolazione, non basta quella e uso questi qui. La cosa particolare che avevo già nell'altro viaggio, li ho sempre avuti dietro, non li ho usati una volta in 2 anni, quindi ho deciso di montarli esterni, perché prima li avevo nei gavoni tecnicamente non sappiamo come finire, non si usano. Montati così con un semplice sistema di sblocco, in questo caso qui, vedi, adesso basta prendere e dargli un tirone, eccolo qua, e ce l'ho pronto. Ho un sistema, vedete questa levettina qua, se vuoi mostrarla, che praticamente va a bloccare e quando la porta è chiusa io non posso più toglierli. Per rimetterlo dentro ovviamente basta aprire la porta. Quindi ti fa anche da antifurto? Mi fa da antifurto, sì, diciamo che non sono solo attaccati semplici lì. Rigiro il piolino e io quando chiudo la porta non mi si staccano più. Tutto self-made. Sì, sei un genio. Non è essere genio, è che questa macchina l'ho costruita tutta, da vite per vite, pezzettino per pezzettino, dalla smontata, dalla camperizzazione a tutte queste cose qui. Qui cosa troviamo? Qui praticamente, allora, queste sono in abbinata con, diciamo, le tendine, quelle solite esterne, ce ne ho una per lato per comodità, perché mi capita delle volte di aver bisogno di fare il campo a destra, a sinistra, a dietro, per semplice pace, ne sono 3, pesano comunque abbastanza poco, perché parliamo di 8 kg di tutto. Queste qui comunque, per tornare a queste, sono le tende esterne, le preti, per le tende per leoni, queste cose qua. Quella qui può essere adattata sia a questa qui che a quella di là. Benissimo. Poi un'altra cosa che noto sono dei cerchi differenti. Questi sono cerchi dell'Arcasting, modello F15, ed è un cerchio studiato, fatalità per la Dakar, perché è un cerchio veramente molto resistente. Diciamo che, per darvi un'idea, non risparmiamo peso confronto un cerchio in lamiera normale. Per cui uno dice perché li monti, perché comunque hanno una resistenza veramente forte confronto un cerchio in lamiera. Il cerchio in lamiera
diciamo che può essere che lo pieghi più facilmente, ha dei pro e anche dei contro. In questo caso qui ho fatto cose assurde e sono ancora belli, perfetti dopo 4 anni che li uso. Poi notiamo una pedana per salire. Sì, questo qui allora nasce per spostare, quando fai un passaggio vicino a un albero lo sposta e ti tiene la macchina in là, puoi scivolare. Qui puoi scivolare sulla roccia se ti vai a appoggiare sui laterali, ma questo è più per il fuoristrada estremo che facevo prima. Adesso serve molto da step per salire, vedete, piccolezze, queste qui sono state aggiunte, sono lamierini aggiunti proprio prima di partire, perché ho sto problema che le ruote, vedete, sporcano veramente tanto. Ma il problema non è lo sporco sulla macchina, è che mi arriva di riflesso sugli specchietti. Quindi sto cercando un po' alla volta, il prossimo progetto è di aumentare ancora questa protezione, perché non voglio più avere la necessità di pulire continuamente la macchina. Poi, nonostante lo sporco, si notano tutti i lamierini di rinforzo nei punti di usura. Esattamente. Questa qui è la barra della binda, il crick per i fuoristrada, che quindi deve essere molto alto. E per un discorso di pesi, una volta la tenevo dentro, adesso la tengo fuori su questo lato, perché il problema mio è che io mi siedo di lì, e di lì c'ho anche, adesso vedrete la camperizzazione, c'ho anche l'armadio, e sto cercando di portare i pesi da questo lato, che è il lato più scarico della macchina, quindi l'ho attaccata fuori per questo motivo qui. Poi ulteriori particolari, la canna da pesca, ci deve essere la scaletta per salire sulla tenda, che vi mostreremo in seguito, tanica carburante, qui si nota lo scarico del bebasto, questo è il tappo del rifornimento. Sì. E siamo nella parte posteriore, poi qui che cosa è questo per esempio? Questa è la presa d'aria d'acqua calda con lo scambiatore per farsi la doccia, quindi sia di qua che di qua, dipende da che lato tira il vento e quindi da che lato mi devo mettere sotto vento dalla macchina, perché il problema di farsi la doccia fuori principalmente non è la temperatura ma il vento. Benissimo, qui un'altra tendina di quella già parlato, e un'altra tendina per il lato di qua, quindi posso scegliere sempre da che lato mettere. Veniamo a sto punto, siamo già di qua, giusto? Sì. Le piastre per la sabbia e per il fango, comodissime, specialmente dipende sulla sabbia, su posti del genere, perché evitano, in tanti posti non hai la possibilità di usare il verricello, perché se sì potresti farlo anche nel deserto, però o hai un'ancora. Normalmente cosa si fa? Se hai tempo, come ce l'ho io, si scava la buca, si butta dentro la ruota di scorta, si lega il verricello e ci si tira fuori sempre, però è molto lungo, quindi con le piastre si fa molto prima. Piastra in abbinata alla pala, perché se non hai la pala ci fai poco con le piastre. Questo qui è un gavone dove tengo un po' di cinghie, le catene quelle da attaccare fuori, che magari sono comode anche assolutamente nel fango, nella sabbia delle volte, il crick, quello a bottiglia solo per cambiare le ruote, imbuti, dadi di scorta per le ruote, per i cerchi, insomma è la piccola cassetta del meccanico. Sì, un po' di roba sporca, ecco, diciamo, vediamo così, comoda da usare quando sei fuori. Poi ecco la terza tenda di cui parlavamo, notiamo ulteriori taniche di scorta, altre due, perché io per conti fatti io tengo al massimo 60 litri di scorta oltre al serbatoio originale. Serbatoio originale quanti litri è? 72. Questo ti assicura un'autonomia di quanti chilometri? Io diciamo che tra quando carico taniche e serbatoio riesco ad avere un'autonomia sui 1000 km. Buono. E lì un'altra cassa di stivaggio. Sì, qui per esempio c'ho la cosa invernali, quindi il giubbotto più grosso, uno zaino per quelle volte che appunto devi prendere un volo perché lasci la macchina. Uno zainetto ti serve per non comprare ogni volta, ecco, o vai a fare una visita, quelle cose così semplici. E poi la tenda che dopo ci mostrerai. Poi vediamo che la tenda, perché insomma ci sta, siamo qui per questo. Ora passiamo all'interno. Eccoci all'interno di Camietto. Rieccoci. Allora, prima cosa che notate penso è un cruscotto che non ha più nulla a che fare con il cruscotto originale del Defender. L'ho ricostruito tutto io, disegnato io, fatto tagliare, verniciato io, stuccato, insomma, ce l'ho fatto io, poche parole. E vabbè, allora vi mostro molto velocemente quali sono i comandi. Questa qui è un monitor che dà sulla retrocamera per fare retromarcia, per vedere insomma il posteriore, perché ovviamente ho chiuso tutti i finestrini posteriori. È messo in questa posizione perché quando la portina è chiusa io con un colpo d'occhio vedo monitor e specchietto, quindi mi giro su un fianco e vedo tutto un'ora. Questi qui sono i comandi separati delle sospensioni ad aria posteriori, a questo punto
non si vede poco, ma io provo a accendervi le luci in modo che si veda tutto l'effetto albero di Natale, lo chiamo. Insomma, ci ho lavorato tanto, a quel punto vedete adesso. Si vede, perfetto. Queste sono, vabbè, un po' di cretinate, ma questa è quella che io uso come illuminazione, diciamo, standard, ecco. Perfetto. Arriviamo, questa qui è l'autoclave, quindi accensione dell'autoclave dell'acqua e livello del serbatoio dell'acqua. Qui abbiamo, siccome... Ci hai parlato di serbatoio dell'acqua, quanti litri hai lì? 70 litri più o meno. Dopo, quando passiamo dietro, vediamo anche quello lì, perché effettivamente 70 litri da solo gli ho calcolato che mi basta, nel senso che prima del viaggio scorso, che vi ho detto prima, avevo una tanica, un serbatoio da 56 e delle volte è rimasto proprio giusto, quindi ho voluto sfruttare al meglio gli spazi. Continuiamo di qui, vabbè, qui abbiamo la famosa ventola, seconda ventola aggiuntiva, che può essere messa o in automatico, quindi lavora in bypass con la prima, sempre spenta, o sempre accesa, possiamo forzarla manualmente. Qui invece abbiamo una grossa differenza, questa qui ti mando un attimo fuori a fare una ripresa, perché se ricordate il vecchio modello del Defender, o meglio fino a questo modello, abbiamo delle prese d'aria sul frontale che si aprono, che è una caratteristica tipica. Dal modello dopo il TD5 le hanno tolte perché hanno rifatto il cruscotto moderno, diverso. Rifacendo il cruscotto non avevano più senso queste prese d'aria esterne. Io, rifacendo il cruscotto, non avevo più comandi manuali per azionarli e quindi ho dovuto inventarmi una soluzione elettrica, un servocomando praticamente, per non perdere questa caratteristica, che ripeto è una caratteristica di quelle che per noi defenderisti, chiamiamoci così, ha un suo fascino storico alla fine. Quindi, se vuoi andare fuori, ti mostro come funziona. Molto semplice, cioè l'apri e chiudi, però insomma non è tralasciato nessun particolare. No, avete visto, quell'immagine era più semplice da spiegare a cosa mi riferivo, perché ripeto, per chi ha passione per queste macchine sa che quello lì è una cosa che sarebbe un peccato perdere nell'ultima versione che ce l'ha ancora. Continuiamo comunque con questo cruscotto. Qui abbiamo il sensore per pressione e temperatura dell'abitacolo. Qui, se accendiamo, allora praticamente qui abbiamo l'interruttore che attiva i vermicelli. I vermicelli posso comandarli, scusate la polvere, con questi due comandi: avvolge, svolge, frontale e posteriore. Però se voglio ho anche i telecomandi, uno e due telecomandi, che posso portarmi via al momento della necessità, e quindi posso comandare con i telecomandi. Però questo pulsante qui, cioè questo selettore qui, quando è attivato, accende questo display. Questo è un display con un amperometro, in realtà è un coulombetro, che misura il coulomb, che mi serve per capire quanto sto assorbendo con i vermicelli e quindi quanto forte sto tirando. In realtà poi, essendo collegato all'impianto, posso anche capire quanto sta assorbendo la macchina per gli altri utilizzatori in generale. Passiamo a questo. Questo qui invece attiva i blocchi, però per attivare i blocchi bisogna prima passare per questo qui, che è un compressore. Io utilizzo un compressore originale Land Rover, che era montato per le sospensioni ad aria del Discovery, perché è un compressore già nato per stare all'esterno, è montato sotto la macchina, per cui ho cercato di portare fuori, come vi spiegavo prima, più possibile. Qui ha il suo, diciamo, presostato digitale che va a portare la pressione. Quando io ho la pressione posso attivare, vedete, i due blocchi, perché il Defender ha blocco centrale, che è questa leva, meccanico, quindi perfetto. Scusate la bottiglia. Ci mancherebbe. come tutti i Defender di queste generazioni, hai il blocco del centrale destra-sinistra, quindi così inserito e così disinserito, mentre con il levino avanti e indietro andiamo a fare le lunghe, quindi le ridotte, e le hai la gamma alta normalmente. Questo è il blocco del centrale, però abbiamo altri due blocchi che non sono originali, che vanno sui differenziali anteriore e posteriore, che ovviamente andiamo ad attivarli ad aria con questi due. Sono diciamo molto protetti anche con il secondo interruttore, perché se li attiviamo su asfalto spacchiamo semiassi, spacchiamo differenziale, vanno attivati soltanto quando c'è un terreno friabile, lo chiamano praticamente, deve avere un po' di slittamento la ruota perché blocca completamente tutto. Arriviamo a questo qui,
questo qui è un piccolo display che ho programmato io su Android, no, su Android, su Arduino. Ha praticamente molto velocemente un inclinometro che mi dice se la macchina è in bolla. Ovviamente la bolla io l'ho tarata sul letto perché mi serve per dormire. Non sapere com'è la macchina, lo senti, noi si dice lo si sente col culo, nel senso che devi sentirlo tu la macchina com'è inclinata. Questo serve solo a capire se il letto è abbastanza dritto per poterci dormire. Temperatura esterna, temperatura interna, altitudine e pressione barometrica. Un po' di dati. In questa selezione qui si blocca e vado con due pulsanti ovviamente a cambiare i colori come vi avevo mostrato prima. Sono tutte preselezioni che io posso andare a giocare e a cambiare. Posso cambiare luminosità, adesso la luminosità ovviamente è molto alta perché siamo di giorno, normalmente la metto al minimo che non dia fastidio. Ultimo cosa, insomma, piccolo, come possiamo chiamarlo, gruppo di comandi, sono i fari, quelli che abbiamo visto sopra. Io posso tenerli o spenti o forzare l'accensione dei fari o metterli in bypass con gli abbaglianti, quindi quando è messo in quella posizione, se io do un colpo di abbaglianti si accendono anche i fari sopra praticamente. Qui ho riportato i due piccoli comandi del set reset del cruise control, che non nasce neanche opzionale per il Defender, ma avendo la sede centralina di un Discovery abbiamo trovato, insomma, tra gli appassionati, degli appassionati che ringrazierò sempre, di Defender, hanno trovato il modo per poter, diciamo, replicare anche sul Defender il cruise control. Qui abbiamo riportato alla fine tutto quello che era la pulsanteria originale, che era dispersa in tutta questa zona, raggruppata tutto qui, quindi vabbè, finestrini, terzi fari, retronebbia, quattro frecce, le solite cose. Poi notiamo un grande display qui. Questo qui non è altro che un sistema Android, come fosse un telefonino, come fosse un CarPlay di Android praticamente, dove c'hai il lato radio, c'hai le applicazioni, quindi navigatore. Ha solo il monitor grande che fa scena di per sé, però non è altro che una copia di questo. Però a me serve avere la dualità, per cui si rompe questo e viceversa. Ora passo dalla tua parte e vediamo il resto del cruscotto. Certamente. Continuiamo sul resto del cruscotto. La prima cosa che a me salta all'occhio è questo. Questo è il famoso NanoCom 3. È un sistema che entra nell'OBD della centralina del TD5 e mi dà tutti i dati motore. Io penso che per uno che viaggia con un TD5 sia basilare, senza quello, ma più che altro perché ti elimina problemi quando hai problemi di antifurto tipici, questo riesce a sbloccartelo. Se dovessi cambiare degli iniettori con questo posso riallinearli, se dovessi cambiare centralina con questo posso riallinearla, tutte cose che sono anche dei ricambi che io mi porto dietro, ovviamente, perché conoscendo la macchina e il mezzo da tanti anni so, abbiamo imparato anche con i gruppi, appunto, di amici appassionati di questa macchina, quali sono i punti deboli. E questo è il cruscotto originale. Ho soltanto messo al posto dell'orologio un misuratore di pressione dell'olio. Qui abbiamo riportato i comandi ovviamente dell'autoradio. Beh, vedo dei bei sedili. I sedili sono stati rubati a una classe A Mercedes AMG e adattati a questo qui, perché ovviamente ne ho rotti troppi di quelli avvolgenti, di quelli sportivi famosi, e era ora di mettere un sedile che duri un po'. Nella parte superiore noto il CB, la dashcam, CB, comandi per gli altri fari sul paraurti, per accendere e spegnere la linea di alimentazione della tenda, un po' altre USB, perché ormai carichiamo tutto con USB. Ed anche un bel impianto stereo fra qui, qui. E di qua, e qui Twitter, anzi medi e Twitter di qua, subwoofer di qui, sì, perché vivendo in macchina, stando veramente tanto tempo in macchina, insomma parliamo di 4-5 anni, bisogna portarsi dietro un po' le passioni, io dico, e quindi la musica ci deve essere e ben sentita. Guarda, ti devo fare i complimenti, un cruscotto veramente ben fatto, anni di pensieri. Allora, Roberto, facci vedere la tua famosa mansarda. Lattico. Lattico. Allora. Tu probabilmente con una semplice operazione... Vado ad aprirla. Ecco. La tenda è una Columbus dell'Auto Home.
c'è una piccola storia da raccontare, perché quando ho deciso di fare questo viaggio io avevo una maggiolina del 75, quindi pensate alla mia età, perché sono un 75 anch'io. Però il problema della maggiolina, di tutte le tende che si aprono pari, è che dopo rimettere dentro le tele e andarle a chiudere destra, sinistra, avanti e indietro da solo, anche quei 2 minuti, 3 minuti in più ogni giorno vuol dire perdere tempo. Ecco, anche mi hanno consigliato, con ragione, dicevo, perché la Columbus devo dire che è veramente rapida e veloce da aprire e chiudere. Che dimensioni ha l'interna? Questa qui è una medium, fa 100, se ricordo bene, 145x210. Io ci sto benissimo, ovviamente chi è alto come tutte le tende ha qualche piccolo problema. Tanta gente mi dice che si sente oppressa da questa parte chiusa, in realtà io non la sento minimamente, ma queste sono le cose personali di tutte le tende. È dotata di riscaldamento. Questa qui ovviamente uso il stesso riscaldamento che ho per la macchina, ho fatto un tubo a misura con una papera a misura, ve la mostro, che facevamo prima anche lì, perché anche quella lì me la sono stampata con la stampante 3D. Senta che tiro giù la scala, mi arrampico io. Eccola qua, che ovviamente ripongo in tenda. Questa qui, quando la scala non c'è, quindi la scala ovviamente per salire devo toglierla, si aggancia praticamente in questo punto, entra dal finestrino in questo punto e si aggancia al buco che abbiamo qui. Va a collegarsi a questo bocchettone dell'aria calda e quindi praticamente con questo semplice tubo io mi porto sull'aria. Alla papera fatta così, perché motivo? Perché vado meglio a chiudere la porta, perché col tubo grosso era sempre un problema. Quindi abbiamo risolto con un semplice tubo da camper. Alla fine. Benissimo, è dotata di illuminazione anche. Ha la sua illuminazione, c'ha la sua linea. Gli ho portato la linea della macchina, di modo da, se devo caricare telefoni come sempre abbiamo, delle camere o comunque avere una luce in più, delle volte, piccolo appunto, questa qui ha la tela chiara, ma a quel tempo l'ho voluto con chiara per stare un po' in tema con il resto della macchina. Ha lo svantaggio che fa entrare più luce la mattina, ha il vantaggio che io col proiettore ci proietto per dentro i film e mi riguardo in mondo visione. È veramente un attico full option. Esattamente. Concedetemi un secondo ancora, perché è una delle caratteristiche che io più adoro e alla quale non potrei rinunciare di questa tenda, che le tende pari non hanno. La porta, questa qui, fatta così a spiovente, ha una caratteristica: se dormiamo con la testa di qua e apriamo completamente, diciamo, la porta rovesciandola dietro o arrotolandola, vediamo le stelle. E io nella tenda ho bisogno di vedere le stelle, cioè è una delle cose più belle che ti dà in un deserto, quando siamo in viaggio nei posti quelli che io adoro, cioè nei posti mediamente dove l'illuminazione non sappiamo quasi cos'è, dormire con la testa da questo lato qui e la porta aperta. È una considerazione non da poco, eh? No, io, guarda, ti ho detto, ci tengo a fare questo minuto in più perché è una chicca che per me è importante. Eccoci arrivati alla parte posteriore. Questo che è il tuo studio, ufficio, zona living? Questo è tutto, praticamente tutto, questa è casa, perché... Prego! Qui abbiamo, molto velocemente, allora, la zona cucina con il fornelletto, ovviamente questo qui è triplice uso, posso usarlo con il cassetto aperto, con il cassetto chiuso, o staccarlo e andare a cucinare fuori. Questo diventa un tagliere e così si richiude tutto alla fine. Qui abbiamo il reparto cucina, tutto quello che è lo stivaggio. Sì, stivaggio, che abbiamo sempre roba da mangiare. Il reparto cucina, piccola nota ovviamente, sempre per il discorso dei pesi, ho fatto un doppio fondo e qui ho caricato i ricambi che ovviamente arrivano su tutta questa zona qui. Qui abbiamo un gavone lungo, perché il problema era sempre stivare cavalletti, roba lunga, che arriva fino in fondo di qui. Qui abbiamo tutta la parte, diciamo, dove metto il PC, le camere, le solite cose. Qui abbiamo misto documenti, libri, un po' di tutto in realtà, un po' un disimpegno. Il frigorifero, c'è la possibilità di arrivarci o da qui, togliendo questo, e io posso arrivare al frigorifero, quindi posso arrivare sia da qui che dal lato guida. Qui
qui abbiamo l'armadio e armadio, vabbè, qui tutta la, quello che c'è da, da vestiti, sì, sì, vestiti. Qui abbiamo, vabbè, altre cosette tipo l'asciugamano, la macchina per respirare di notte. E altre cose, insomma. Tutte le tue cosine. Tutte le cosine come abbiamo tutti. Tutto. Un piccolo appunto a questo rigolone qui, perché io uso, vedete, per fare il letto e dormire qui. Perché non l'abbiamo detto, ma questo è un altro posto letto, si trasforma in un altro posto letto. Aprendo questa qui e usando queste doghe che sono fatte ovviamente a misura, adesso qualcuna si è staccata perché devo finire di risistemarle, ma comunque il concetto è questo qui. Tac, si mettono da qui. Ce n'è un'altra qui e un materassino. Io comunque dormo su un centimetro di materassino e su questa bombetta qui. Bisogna fare dei compromessi. Questo quando lo utilizzi? Quando non mi sento sicuro di dormire fuori con la tela, per quanto sia, alla fine è un vetro, non è tanta differenza, però dormire qui dentro e più che altro con la tenda chiusa posso passare inosservato. Può essere una macchina parcheggiata, nessuno sa che io sono dentro alla fine, per cui capita in realtà abbastanza spesso dormire anche all'interno. Allora, ma vedo che in fondo c'è anche una chitarra. E questo è il discorso che vi facevo prima per la musica, per l'impianto stereo. Bisogna viverci, ci vuole ragione. Io scelgo di viverci molto tempo, di conseguenza quelle che sono le passioni che normalmente sui viaggi da 2, 3 mesi, 4 mesi, poi anche per permetterti di lasciare a casa, io ho voluto portarmele via. Pesa una chitarra e con la mania che ho io un po' per il peso ovviamente ci ho dovuto pensare molto, ma non ho voluto rinunciarci perché ho cominciato a imparare e sono le passioni mi hanno portato in viaggio. Per noi ignoranti, quanto pesa una chitarra? Questa qui parliamo, io penso che siamo sui 4 kg, 4,5 kg, che sembrano niente, però 4 kg qua, 4 kg là, 4 kg là, dopo il peso viene fuori ovviamente. Poi vedo anche tutta la tua console attrezzata per il montaggio video. Sì, perché comunque si fanno video, cuffie, un po' di tutto, un power bank che serve sempre, le camere, e poi pastiglie. Il portellone multiuso. Il portellone diciamo è più per la cosiddetta corpo ovviamente, per cui tutto lo specchio, io non ho i capelli e quindi mi tocca continuamente rasarli, tante piccole cose, lo shampoo, il dentifricio, il deodorante, quello che serve, lampade, lampada alla testa, lampada all'esterno, un po' di tutto, un primo soccorso. Ma ora passiamo a quello che per me è una chicca, che mi piace molto come l'hai realizzato. Fammi capire di cosa parli. Del tuo officina, non so come definirla. Allora, questo qui è un'idea che ho preso ovviamente in Australia, però ho cercato di migliorarla, anche se sembra assurdo dire che io possa avere la testa per migliorare qualcosa. Il problema di tutte le slitte è sempre quelle che, per quanto grosse le fanno, con le vibrazioni e con i chilometri si vanno sempre a prendere dei laschi e diciamo alla fine a rovinare. Quindi ho preferito farla in casa con cuscinetti, soltanto cuscinetti corre, e una bella, diciamo U o C, come si voglia dire, bella grossa, una per lato, e fare una slitta unica senza gli sfili. Quindi viene fuori metà da questo lato, qui ho tutta l'officina, cassette, cassettine, ognuna ha ovviamente qualcosa di diverso, ricambi, ancora un po' di ricambi, cassettine, questa qui è la solita scatoletta dei miracoli con tutte le vite miste. E così ho la sicurezza che quando la slitta è al centro, appoggia su cuscinetti, sono 13 di qua e 13 di qua, tutta la slitta, per cui con le sollecitazioni del fuoristrada che a me piace fare, questa esperienza di aver rotto la slitta di prima, ovviamente. questo serbatoio inox, che ovviamente è sempre fatto in casa, da 70 litri che abbiamo detto prima, pompa dell'acqua, l'autoclave con un filtro, qui ho tutto un sistema per poter sia caricare, fare i ricircoli, se voglio far due volte il filtraggio posso aspirare e ributtare dentro il serbatoio, qui collego questo tubo qui e normalmente aspiro dalle taniche, aspiro da fuori, ho varie soluzioni per caricare l'acqua, insomma. Qui posto per le scarpe, qui primo, questo qui diciamo è il tipico kit surviving, quindi la salatilica, il coltellino in più, la seghetta a mano, quelle cose insomma che se hai un momento
di svanimento che non sai cosa fare, perdi tempo con quella roba lì. Dall'altro lato troviamo lato paritetico, ovviamente la stessa slitta di prima che esce per l'altra metà di qua con il frigo, per cui appunto possiamo arrivarci dal posto guida, dalla camperizzazione e anche da qui. Vedo che anche le rifiniture dei piccoli dettagli è fatto. Eh sì, perché ovviamente questa qui, dovendo uscire anche dal lato di là, deve fare il doppio uso, deve andare a questo punto qui, deve arrivare anche fino al centro e uscire di qua. Piccoli dettagli nella cura? Sì, sì. Tu li definisci piccoli dettagli, per me era una necessità ovvia perché altra soluzione non mai venuta in mente. Ti posso assicurare che ho visto trecce di file lasciare lì. Ok, dopo un po' vanno macinate sotto i cuscinetti, per esperienza. Qui abbiamo, vabbè, lì in fondo non si vedono, ci sono le due piccole valvole che vanno a comandare i blocchi ad aria e ovviamente un miscelatore termostatico che va praticamente sullo scambiatore a piastre sul motore per scaldarvi l'acqua. Molto semplice, nulla di strano, ecco. Piccola robetta, io qui ho fatto una prolunga sul comando del riscaldatore, di modo che come porto il tubo, porto su anche il sensore termico. Quindi questo qui mi lavora sia giù che in tenda. Ulteriori dettagli, perché è curato tutti nei minimi particolari. Questo qui è l'esperienza di... Comunque, al di là dei 20 anni di fuoristrada, dei 7 anni di viaggi in macchina, e quindi diciamo camperizzazione pura per il viaggio è già la quarta che faccio, però c'erano già altre tre prima fatte per il fuoristrada, perché io facevo fuoristrada ma dormivo comunque in macchina, era un altro concetto. Io ho bisogno di molte più cose perché ci vivi dentro anni e devi avere tutto quello che ti serve. Bene, Roberto, ci vuoi mostrare altro? Ti senti di dire... Piccole chicche che posso dirvi, dai, non c'entra niente con la camperizzazione, ma vi spiego questo secchiello. Questo secchiello mi è stato regalato in Russia, al confine con il Kazakistan, da un russo che mi ha contattato per le solite cose, insomma, Facebook, queste cose qui, e mi ha voluto fare questo regalo perché è un simbolo di buona fortuna per i russi. Tutte le macchine vecchie spesso rompevano il motore, perdevano l'acqua, si rompevano i tubi, quindi tutti avevano un secchio vero attaccato dietro per raccogliere l'acqua dei fossi e riempire il motore. Ora con le macchine moderne non succede più, ma per scaramanzia si portano un piccolo secchiellino. È un regalo che mi porto dietro ormai veramente da molti anni, da molti chilometri, ma ci tengo a questa storia perché è carina, dai, poi ci sta. Bene, quindi... Trash box, basilare, minima ormai, dash cam, che dire, a casetta viaggiante. Quindi da Roberto e Camietto è tutto. Cosa possiamo fare? L'importante è partire, vero? Partiamo a questo punto. Ciao ragazzi.